queste acque sono ormai padrone della vallata. Chi impedirà che esse, proseguendo nel loro impeto selvaggio, travolgano tutto? Nessuna difesa per il lavoro, la vita, le case dell'uomo. C'è una difesa. Ora l'urto delle acque nulla può contro la diga. Anche il comunismo era entrato nelle nostre terre come un placido fiume. Un fiume che avrebbe portato finalmente tranquillità e benessere a tutti. I capi comunisti, infatti, dicevano: il nostro partito assicurerà la pace, il lavoro, la giustizia. Tutti, dunque, potevano votare per loro. Anche i cattolici, ai quali essi promettevano: per l'ingresso nel nostro partito noi non facciamo questione di fede. Per tutti i credenti le porte delle nostre sedi saranno sempre aperte. Una delle loro prime menzogne. Quando nei nostri paesi passa una processione, se c'è una casa sbarrata in segno di dispregio, si tratta della sede del Partito Comunista. E se quelle finestre si aprono, non è certo per lanciar fiori. Da quale mano sono partite le bombe contro la processione a Bareggio e al quartiere Tiburtino a Roma? E le bombe contro la casa parrocchiale di Ceretolo in Emilia? E chi sono coloro che non possono vedere un sacerdote senza sentirsi in dovere di schernirlo in qualche modo? Non sono forse gli stessi che hanno ucciso Don Venturelli, Don Ilariucci, Don Corsi, Don Iemmi, Don Mattioli, Don Terenziani, Don Bartolini e Don Pessina, che hanno massacrato i partigiani cristiani Saturno e Azor, i combattenti della divisione Osoppo, il sindacalista Fanin, gli stessi che vanno per le campagne e i villaggi proclamandosi i paladini di ogni civile rispetto? Affermiamo di rispettare sempre le opinioni e la fede degli altri, poiché non possiamo non riconoscere nella religione una necessità insopprimibile. La verità è un'altra. Essi hanno bisogno dei voti delle masse cattoliche. E infatti, mentre i loro oratori strillavano: non saremo certo noi ad avvilire la religione abbassandola a mezzo di propaganda politica per le anime semplici. Nelle elezioni politiche italiane del 1948, fra tutti i partiti in lizza, solo quello comunista si servì delle immagini sacre per carpire voti all'ingenuità del popolo. E anche fra i cattolici vi fu chi cadde nel tranello e andò ad ingrossare le loro file. Ingenui. Davvero sarebbe bello poter credere alle loro parole. Sentiteli. Non c'è nessuna incompatibilità fra religione e lotta sociale. E siamo noi i primi a considerare l'anticlericalismo un fatto superato. Un fatto superato. E ne date la prova pubblicando sui vostri giornali i più volgari insulti contro la Chiesa e i suoi ministri. Forse è così che volete dimostrare la vostra gratitudine verso chi nelle ore del pericolo vi porse una mano fraterna. Ma ai comunisti la menzogna non fa paura. Pur di ottenere i voti necessari a conquistare il potere, non esitano a camuffarsi da agnelli, a proclamarsi cristiani, anzi, i più puri fra i seguaci di Cristo. Dopo penseranno a sostituire il Vangelo con il materialismo di Marx, a profanare i luoghi di culto, ad arrestare sacerdoti e fedeli, forse gli stessi fedeli che hanno dato l'ogere, a bruciare le chiese. Dopo torturano i vescovi e i cardinali, dopo impiccano, e dove trovano ancora nella fede un'opposizione alla loro barbarie, deportano in massa o abbattono a raffiche di mitra. Chi impedirà che il loro impeto selvaggio travolga altri popoli, altre nazioni? Nessuna difesa per la civiltà cristiana. C'è una difesa. Ad arginare la marea comunista si è levato il vicario di Cristo, colui che aveva ammonito: la Chiesa di Cristo segue il cammino tracciatole dal Divino Redentore. Essa si sente eterna, sa che non potrà perire, che le più violente tempeste non varranno a sommergerla. Essa non mendica favori,
le minacce e la disgrazia delle potestà terrene non la intimoriscono. Essa non si immischia in questioni meramente politiche od economiche, né si cura di disputare sulla utilità o il danno dell'una o dell'altra forma di governo. Sempre bramosa, per quanto da lei dipende, di aver pace con tutti, essa dà a Cesare ciò che gli compete secondo il diritto, ma non può tradire né abbandonare ciò che è di Dio. Così si è giunti alla scomunica, ad erigere questa diga che rappresenta l'avvenimento più importante di tutto il dopoguerra. Si è parlato di oscure manovre, di fosche macchinazioni in luoghi segreti del Vaticano. Ecco invece la sede del Santo Uffizio, accessibile a tutti, il chiostro luminoso dove non si aggirano affatto misteriose figure. Ed ecco non i tenebrosi antri di cui si è parlato, ma una normale sala delle adunanze, dove si sono riunite le autorità della Chiesa, le quali, dopo gli ultimi e più gravi attentati dei comunisti contro la religione, hanno risposto con coscienza e buonsenso a queste precise domande. È lecito per i fedeli iscriversi a partiti comunisti o dare ad essi appoggio? No. È lecito ai fedeli pubblicare, diffondere o leggere libri e periodici che sostengono la dottrina del comunismo? No. I fedeli che compiono consapevolmente e liberamente questi atti possono essere ammessi ai sacramenti? No. I fedeli che professano la dottrina del comunismo, materialista e anticristiano, ed anzitutto coloro che la difendono, incorrono come apostati della fede cattolica nella scomunica in modo speciale riservata alla sede apostolica? Sì. Non atto di vendetta, quindi, ma un chiaro decreto pubblicato in tutte le lingue sul bollettino ufficiale della Santa Sede, in cui vi è il semplice, logico, lineare riconoscimento di un dato di fatto. Chi è contro la Chiesa è fuori di essa, è uscito cioè dalla comunità dei fedeli. Se avessero potuto, i comunisti avrebbero ignorato completamente quest'atto che gettava lo sgomento nelle loro file. Il loro giornale, infatti, tentò di presentarlo come un piccolo fatto di cronaca qualunque. Tattica errata, e se ne avvidero presto. Ricorsero allora a grossolane fandonie, ma poiché anche questo era inutile, provarono un altro espediente. Dissero in malafede: la scomunica colpisce tutti, siamo tutti scomunicati, contadini, operai, impiegati, professionisti, tutti colpiti. Ma il Medioevo è finito da un pezzo, oggi la scomunica non fa più paura a nessuno. E dissero ancora: vedete un po' se la gente ha smesso forse di lavorare, amare, divertirsi, se la vita nelle famiglie ha cessato di andare avanti come prima. Se la scomunica fosse davvero una terribile condanna, il mondo per lo sgomento avrebbe dovuto arrestarsi. Così. No, il mondo non si arresta, tutto va come prima. Perché la scomunica non tocca i fatti materiali, essa riguarda la coscienza. Anche se nulla sembra cambiato, anche fra mille persone, lo scomunicato è solo. È un ramo secco tagliato dal tronco. Egli è colpito nello spirito, in ciò che nell'uomo c'è di veramente vivo ed eterno. La prima comunione di tua figlia. Essa ha atteso tanto questo giorno. Sarebbe pienamente felice se tu oggi le fossi accanto. Sarebbe felice, ma che direbbero i compagni se ti vedessero in chiesa con lei? Senti che devi andare.
e prendi per i campi come un lago. Di chi hai paura? È di te solo che devi temere, della tua indecisione, della tua incertezza. Ascolta la coscienza che ti chiede un atto di coraggio, di essere veramente fedele a te stesso. Che importa se ti vedono? Vai, presto. Tua figlia potrebbe essere già entrata. Ed ora, sei solo, lontano dai tuoi più cari affetti, dai tuoi stessi figli, distaccato dalla Chiesa. Sei tu che hai voluto questo. Non continuare a vivere nell'errore, non morire in esso. Sta a te decidere.